Buonasera, sono Michela De Riso, dirigo l'Istituto Italiano di Cultura di Berlino e vi do il benvenuto alla nostra serata, il quarto appuntamento del nostro ciclo CineD Web. Questa sera abbiamo una traduzione consecutiva a cura di Rosalba Limoncello, quindi l'incontro di questa sera verrà tradotto da Rosalba e la ringrazio per questo. Il ciclo CineD Web è curato da Mara Martinoli, anche lei connessa con noi, ed è organizzato dal nostro istituto in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di Amburgo, di cui saluto la direttrice Nicoletta Di Blasi, anche lei collegata con noi. Quella che apriamo questa sera è una serata interamente sarda. Vi proponiamo infatti nella nostra sala virtuale il film L'uomo che comprò la luna di Paolo Zucca, che ci racconta una storia alquanto inusuale, ambientata in un paesaggio misterioso e un po' lunare, quello della Sardegna. Questa sera è collegato con noi il regista Paolo Zucca, appunto, che ci Buonasera. racconterà. Buonasera Paolo, grazie per essere qui con noi. Ci Grazie a racconterà voi. qualche aneddoto e qualche particolare sulla lavorazione del film in una intervista moderata da Mara Martinoli. Abbiamo avuto sulla piattaforma virtuale qualche problema tecnico, quindi forse qualcuno di voi non è riuscito a vedere ancora il film. Adesso i problemi sono stati risolti, quindi non dovrebbero esserci più problematiche sulla piattaforma My Movies Two Colors. E adesso in tedesco tutto quello che vi ho raccontato. Guten Abend und herzlich willkommen. Ich bin Michela De Riso, ich leite das Italienische Kulturinstitut in Berlin und zu Beginn erstmal ein Hinweis. Wir haben eine konsekutive Übersetzung auf Deutsch zur Verfügung für das heutige Gespräch. Und wir kommen zu dem vierten Termin unserer Reihe CineD Web, die wir in Berlin zusammen mit dem Italienischen Kultur in Hamburg organisiert haben. Und diese Reihe wird von Mara Martinoli, eine freiberufliche Filmkuratorin, organisiert und kuratiert. Heute haben wir einen sardischen Abend. Wir zeigen in unserem virtuellen Kinosaal den Film L'uomo che comprò la luna von Paolo Zucca, der eine ungewöhnliche Geschichte erzählt, die in der geheimnisvollen und etwas lunaren Landschaft Sardiniens spielt. Wir haben den Regisseur Paolo Zucca live zugeschaltet und er wird in einem Interview mit Mara Martinoli weitere Anekdoten über die Entstehung des Films erzählen. Adesso do la parola alla mia collega di Amburgo, Nicoletta, per un saluto. Ich gebe jetzt das Wort zu Nicoletta. Vielen Dank. Buonasera Michela, buonasera a tutti dall'Istituto Italiano di Cultura di Amburgo e benvenuti anche da qui alla nostra quarta tappa cinematografica. Grazie Paolo per aver accolto con gioia il nostro invito a essere con noi questa sera per raccontarci un po' di cose sul poetico L'uomo che comprò la luna. Grazie Michela per la collaborazione, come sempre, fra i due istituti e grazie Mara Martinoli per la curatela. E stasera Rosalba Limoncello per la traduzione. Guten Abend auch aus dem Italienischen Kulturinstitut in Hamburg. Schön, dass Sie bei der vierten Etappe unserer Filmreihe dabei sind. Ich bedanke mich bei dem Regisseur Paolo Zucca, dass er unsere Einladung angenommen hat. Vielen Dank. Vielen Dank an Michela De Riso für die Zusammenarbeit zwischen den beiden Kulturinstituten. Danke Mara Martinoli, die Kuratorin der Filmreihe, und Rosalba Limoncello. Heute Abend die Übersetzerin. Vielen Dank und jetzt übergebe ich das Wort an Mara Martinoli. Prego Mara. Allora, grazie a voi innanzitutto, quindi dottoressa De Riso e dottoressa Di Blasi, Amburgo e Berlino, e grazie a Rosalba che adesso tradurrà me e Paolo. E benvenuto Paolo. Grazie. Guten Abend und vielen Dank an die beiden Direktorinnen der Kulturinstitute, De Riso und Di Blasi, jeweils Berlin und Hamburg. Vielen Dank an die Dolmetscherin, an mich in diesem Fall und vielen Dank an unseren Gast Paolo Zucca. Allora, il film è un sogno, no? È molto particolare. Ci sono molte domande, adesso che io poi ti dirò, però vorrei anche far interagire il pubblico, quindi invito assolutamente a fare domande per iscritto, così che io poi le possa leggere al nostro ospite.
Der Film ist ein Traum, ist ein wirklicher Traum. Das ist ein wirklich sehr besonderer Film. Ich habe sehr viele Fragen, aber ich lade wirklich das Publikum ein, sehr viele Fragen zu stellen und beziehungsweise zu schreiben auf Zoom und ich werde diese Fragen vorlesen. Per esempio, partirei da questo. Se si fa proprio una banale ricerca su Wikipedia, si trova la voce Extraterrestrial Real Estate. Cioè, pare che esista davvero un signore che vende o dice di voler vendere dei lotti di terreno sulla Luna, no? Un tale che si chiama Dennis Hope. Ecco, tu eri a conoscenza di questa storia? Perché, oppure, insomma, come è iniziato il tuo racconto? Io ho iniziato. Lei fa la traduzione e poi... Va bene. Grazie mille. Also wenn man kurz googelt und auf Wikipedia sucht, stößt man auf die Seite Extraterrestrial Real Estate. Also es sieht wirklich so aus, als jemand Parzellen auf dem Mond verkauft oder verkaufen möchte. Und dieser Mann heißt Dennis Hope. Kanntest du diese Geschichte schon und wie ist es eigentlich die Idee zu diesem Film entstanden? Sì, allora io ho iniziato a scrivere il primo soggetto, l'inizio della stesura di questo film, più di 10 anni fa, proprio quando ho letto in un trafiletto di un giornale che questo signore, che si chiama Dennis Hope, vendeva dei pezzi di luna su internet. Ok. Ja, also ich habe vor 10 Jahren das Drehbuch von diesem Film angefangen zu schreiben, als ich in den Mann, Dennis Hope, eigentlich angefangen hat, Parzellen auf den Mond zu verkaufen. In quello stesso periodo avevo in mente di scrivere una commedia che avesse come tema l'identità dei sardi. Allora ho deciso di mettere insieme queste due cose perché mi sembrava che questa idea di vendere la luna, di considerare la luna come un bene materiale da vendere, da commerciare, potesse essere un buon contrasto con il mondo poetico che volevo raccontare legato alla Sardegna. Quindi ho creato questi due opposti, un poeta contro i soldati, contro una mentalità basata sull'avere più che sull'essere. Als ich diese Komödie angefangen habe zu schreiben, dachte ich auch, dass ich eigentlich eine Komödie über die sardische Identität schreiben wollte. Und deswegen habe ich diese zwei Elemente zusammen verbunden, weil die Idee, den Mond zu verkaufen, schien mir sehr materiell zu sein. Und dadurch wollte ich eben einen Kontrast bauen zwischen der poetischen Welt die Sardegna für mich darstellt, gegen irgendwie diese materialistische Welt. Also wir haben von einer Seite der Dichter und von der anderen Seite die Soldaten oder die materialistische Welt. E più andavo avanti con la scrittura e con l'elaborazione di questa storia, più mi sono reso conto che questa della luna era una metafora molto adatta per raccontare questo bipolarismo che io ho sviluppato e ho cercato di raccontare, e che questa metafora funzionava dal punto di vista poetico, ma anche dal punto di vista politico. Als ich dann diese Geschichte geschrieben habe, wurde mir klar, dass der Mond eigentlich eine sehr gute Metapher ist, um diesen Bipolarismus darzustellen. Und also der Mond, diese Metapher funktioniert nicht nur auf poetischer, sondern auch auf politischer Weise. Ecco, infatti è interessante anche come nel film ci sia cioè una presa in giro di un certo modo di vivere o di essere sardo anche, no? Cioè non si trovano molti film con questo piglio un po' surreale, almeno si trovano però non tanto nella cinematografia italiana e sarda anche, cioè è molto particolare. Hai dei riferimenti per questo tipo di ironia? Oppure no, se puoi dirci qualcosa su questo.
Es ist sehr interessant, wie sich hier über die sardische Lebensart oder das Sardischsein lustig gemacht wird. Und es gibt nicht so viele eigentlich italienische Filme, die diesen surrealen Ton haben. Hast du Vorbilder für deine Ironie? Guarda, uno dei motivi per cui io volevo fortemente fare una commedia sui sardi è proprio perché non c'era, perché non era ancora stata fatta. La maggior parte della produzione cinematografica e soprattutto letteraria che è conosciuta, legata alla Sardegna, è più legata a una tradizione drammatica, tragica, voglio dire, da Grazia Deledda, a Satta, ma anche al cinema sardo. Così l'immagine della Sardegna è sempre stata collegata, secondo me in modo anche un po' parziale, comunque a un'idea di montagna rocciosa, di tragedia, di madre che piange l'ucciso, e comunque di un senso della vita e del destino di carattere fortemente tragico. E invece credo che ci sia tanta ironia in Sardegna, e mi sembrava interessante fare questa cosa proprio per essere il primo a farla. Ja, einer der Gründe, warum ich eigentlich eine Komödie über die Sarden machen wollte, ist eben, dass es keine gibt. Also wenn man an das Kino betrachtet oder auch die Literatur, sieht man, dass das Bild von Sardinien eigentlich ein tragischer Bild ist. Oder Sardinien wird immer tragisch oder dramatisch dargestellt, wenn man denke zum Beispiel an Deledda, Satta, aber auch an das Kino. Und die eben... Das ist für mich ein sehr ein wichtiges Teil fehlt, weil das ist eben diese Ironie in Sardinien. Und eben wir sind an diese Tragödien und an die Idee des Todes, an die Idee des Sinnes des Lebens und auch an einem tragischen Schicksal gewohnt, wenn man über Sardinien denkt in der Literatur und im Kino. Und ich wollte eben der Erste sein, der was anderes macht, eben was Lustiges. Poi i riferimenti, scusa, volevo solo dirti questo, i riferimenti, diciamo, sono state fatte tante commedie etniche nel cinema, no? E pensiamo a Giù al Nord, che poi è diventato Benvenuto al Sud in Italia, c'è in Spagna un film famosissimo che è Otto cognomi baschi, quindi non è che ho inventato la commedia etnica, però in Sardegna non era ancora stata fatta. E se devo darti un riferimento importante... Sicuramente Asterix in Corsica, è il racconto di Asterix e Obelix che vanno in Corsica, e il tono di quel racconto mi ha talmente divertito e incantato che l'ho preso proprio come modello di presa in giro, però fatta con grande amore, chiaramente, non con un senso di sarcasmo, ma con un senso anzi di profonda appartenenza, come poi chi vede il film capirà. Grazie. Also was meine Vorbilder angeht, ich habe zwar nicht die ethnische Komödie erfunden, aber es gibt sehr viele davon, zum Beispiel Giù al Nord, Benvenuti al Sud, was Italien betrifft, aber auch eine spanische Komödie, Otto cognomi baschi. Und ich habe also die ethnische Komödie, wie gesagt, nicht erfunden, aber eben gab es keine über Sardinien. Aber wenn ich ein Vorbild nennen sollte, ich denke an Asterix auf Korsika, weil ich war sehr, das fand ich sehr lustig, das fand ich genial und das bekam eben mein Vorbild, weil es eine Phase ist, aber mit Liebe gemacht. Es gibt eben keinen Sarkasmus, sondern Zugehörigkeitsgefühl. Okay. Prima di passare alle domande anche del pubblico, che già ne vedo uno, volevo anche chiederti, cioè è interessante come anche utilizzi la macchina da presa. Cioè spesso fai dei campi lunghi, non, cioè, la tieni abbastanza fissa, no? E a volte rimandi un po' al genere western, insomma, ecco, volevo capire se è stata una scelta così fin dall'inizio oppure no, qualcosa insomma su proprio la macchina da presa e come la muovi.
Guarda. Es ist sehr interessant, wie die Kamera geführt wird und oft verwendest du sogenannte totale Einstellungen, die meistens auch sehr starr sind. Und es gibt auch Verweise auf das Western-Genre. Hast du Vorbilder dafür oder wie bist du dazu gekommen? Kannst du uns was erzählen zur Kameraführung? Guarda, devo dirti che alcune scelte che ho fatto di regia e di scrittura erano molto precise fin dall'inizio, come per esempio la scelta di passare molto bruscamente da un tono all'altro, o anche di usare diversi generi come appunto il western, come tu hai sottolineato, o altri generi come anche dei momenti di commedia romantica o dei momenti più epici così. Invece, diciamo, proprio la cinematografia in senso tecnico, cioè i movimenti alla macchina presa, a volte confesso che sono figli anche di ostacoli pratici insormontabili, nel senso che nel mio primo film, che è L'Arbitro, ho mosso molto di più la macchina presa. Era un film in cui ho giocato di più con i movimenti della macchina presa. In questo film, per motivi proprio pratici, e cioè avevo un sacco di effetti visivi, per cui era molto complicato per chi avrebbe dovuto sviluppare questi effetti visivi, lavorare con la macchina in movimento. Ho lavorato con un attore che aveva pochissima memoria, per cui ero costretto, proprio da causa di forza maggiore, a lavorare con piccoli stacchi, quindi senza grandi movimenti di macchina. E devo anche confessarti che un po' ho sofferto io questa staticità all'inizio, però in realtà mi sono reso conto che invece è una forza del film, e che la mancanza, non la mancanza, cioè l'assenza di una eleganza stilistica che avevo nell'altro film con i movimenti di macchina, ha consentito allo spettatore di pensare solo agli attori e solo a ridere. Cioè la commedia funziona molto meglio se lo spettatore non vede la macchina presa muoversi. E questa cosa l'ho imparata facendo questo film. Per cui se rifarò una commedia, muoverò ancora meno la macchina presa. Okay. Scusate per la lunghezza. Ecco bene. Also die Entscheidungen, die ich getroffen habe bezüglich Regie und Drehbuch, waren sehr präzise seit dem Anfang an. Was sehr klar ist in diesem Film, ist ein abrupter Wechsel zwischen den Einstellungen und auch zwischen den Genres. Das heißt, es gibt Western, es gibt Komödie, es gibt Epos in diesem Film. Und technisch gesehen habe ich also die Kamera so eingestellt, weil es eben sehr viel Schwierigkeiten technisch gesehen gab. Zum Beispiel habe ich sehr viele visuelle Effekte verwendet in diesem Film, was dazu führte, dass ich eben nicht so viel die Kamera bewegen konnte wie in meinem ersten Film L'Arbitro. Da habe ich eben die Kamera viel mehr gespielt. Hier konnte ich das nicht machen und am Anfang habe ich darunter ein bisschen gelitten, um ehrlich zu sein. Dann habe ich aber die Stärke davon gesehen. Habe ich dann gemerkt, dass eigentlich diese stilistische Starrheit sozusagen eigentlich den Zuschauer dazu bringt, sich auf die Schauspieler und sich auf die Komik zu konzentrieren. Also der Zuschauer kann einfach so gelassen lachen und die Komödie funktioniert einfach besser. Also das werde ich in der Zukunft noch mehr machen. Dunque c'è una domanda del pubblico, Gabriel, che ci chiede innanzitutto sui progetti nuovi su cui stai lavorando e poi magari se c'è anche un film in futuro con Jacopo Cullin, con il protagonista. E lì mi collegherei a questa domanda chiedendogli anche qualcosa sulla scelta degli attori. Ja, okay. Wir haben jetzt eine Frage aus dem Publikum bezüglich den neuen Projekten, die du, Paolo, hast. Und hast du eigentlich vor, noch einen Film mit Jacopo Cullin zu machen, der Hauptdarsteller von diesem Film? Und ich will mich auch verknüpfen an diese Frage und wollte dich etwas zu den Schauspielern fragen.
Allora, sicuramente in futuro lavorerò con Jacopo perché è un ottimo attore. Stavo sviluppando una nuova commedia con lui come protagonista, però non sono più sicuro che i miei produttori vogliano farla, per cui non sono sicuro. È possibile che farò prima un'altra cosa, però sicuramente è mia intenzione, è fortissimo desiderio continuare a lavorare con Jacopo finché Jacopo vorrà continuare a lavorare con me, perché è un ottimo attore ed è molto difficile trovare un attore che sia contemporaneamente capace di far ridere, ma anche di essere credibile nella sua interpretazione, che non è schiettamente comica o farsesca. In più lui è anche simpatico, siamo amici, eppure bello, veramente non so cosa posso dire male di questo ragazzo. Il giorno che lo scopro vi chiamerò, lo dirò al mondo. Okay. Grazie. Also bestimmt werde ich in der Zukunft auch noch weiter mit Jacopo arbeiten, weil er eben eigentlich ein wunderbarer Schauspieler ist. Ich habe vor, noch eine Komödie mit ihm als Hauptdarsteller zu machen, aber ich bin mir nicht sicher, dass meine Produzenten eigentlich diese Komödie fördern wollen. Es kann sein, dass ich was anderes zuerst mache und dann diese Komödie. Aber was sicher steht, ist, dass ich weiterhin mit Colin arbeiten möchte, bis er auch das möchte, weil er eben in der Lage ist, gleichzeitig Lachen zu machen, aber auch seriöse Rollen zu spielen. Er ist auch sympathisch, wir sind befreundet, er ist auch schön, also ich weiß gar nicht, was ich Schlechtes über ihn sagen kann. Wenn ich was finde, dann werde ich ihm Bescheid geben. Ecco, a proposito degli attori, infatti ti chiedevo anche sugli altri come sono venuti a te per questo film, cioè non so, Stefano Fresi, poi Francesco Pannofino che è anche un doppiatore molto famoso, e poi mi collego con una domanda in cui appunto qui si parla anche di Benito Urbu. Benito Urbu è un personaggio molto importante in Sardegna, molto conosciuto, e che tra l'altro anche nel film ha un ruolo chiave, perché fa questo personaggio badore che è fondamentale per la crescita del protagonista. Quindi, insomma, se ci vuoi dire qualcosa su queste persone con cui hai avuto a che fare, che hai diretto. Certo. Allora, Benito... Un attimo, scusa, prego. Lass uns ein wenig über die Schauspieler reden. Wie hast du die Schauspieler ausgesucht? Also wir reden von Paolo, von Fresi, Pannofino, der auch ein wichtiger Synchronsprecher ist, aber auch Benito Urbu. Er ist eben nicht nur auf Sardinien sehr berühmt, und die Rolle, die er spielt, Badore, ist ein Schlüsselelement in der Geschichte. Kannst du etwas dazu sagen? Allora, sia Jacopo che Benito avevano fatto con me il mio primo film L'Arbitro. Benito, tutti i sardi lo conoscono, per noi sardi è un'istituzione, è come, non so, come Paolo Villaggio, come il Nino Banfi per gli italiani, nel senso, se uno non conosce Benito Urbu non è sardo, non c'è nessuno che non conosce Benito Urbu in Sardegna. È un talento naturale, molto difficile da gestire perché non è un attore disciplinato, però è un ottimo attore. È un ottimo attore, mi sono trovato molto bene con lui ed è una persona anche molto intelligente. E ha avuto anche la grande intelligenza di, durante entrambi i film che ha fatto con me, la grande intelligenza di fidarsi di me e di abbandonare tutte le sicurezze che Benito Urbu gli dava, perché Benito Urbu quando apre bocca sa che fa ridere, lui sa esattamente come conquistare il pubblico in quanto Benito Urbu. Però io gli ho chiesto di fare un altro personaggio che non era se stesso, non è stato affatto facile, però lui l'ha capita perfettamente questa cosa, immediatamente. Per cui sono molto contento, è stato anche candidato addirittura al Nastro d'Argento come miglior attore. L'ha vinto poi un altro grande attore che è Luigi Locascio, quindi diciamo aveva dei concorrenti di grande livello. E Locascio e Ferracane l'hanno vinto insieme, i due attori del Traditore. Però sono molto contento del suo lavoro. Fresi e Pannofino sono due attori che mi piacciono molto, mi fanno molto ridere.
Panno Fino aveva già fatto con me anche lui l'arbitro, e Fresi mi è venuto naturale chiamarlo per creare questa coppia di pasticcioni che mi sembravano ben assortiti. Volevo fare Stanley Ollio, e poi invece abbiamo fatto la battuta di Fresi stesso, abbiamo fatto Ollio e Ollio, però è andata bene così. Ok, Jacopo und Benito hatten schon in meinem ersten Film L'Arbitro gespielt. Benito Urgu ist in Sardinien eigentlich eine Institution. Jeder kennt Benito Urgu. Wenn jemand auf Sardinien Benito Urgu nicht kennt, dann ist er gar kein Sarde. Er ist wie Paolo Villaggio, Lino Banfi in Italien. Er ist sehr talentiert, ein natürlicher Talent. Er ist aber sehr ein bisschen undiszipliniert. Also es war ein bisschen schwer, mit ihm zu arbeiten, aber er ist ein sehr guter, hervorragender und sehr intelligenter Schauspieler. Er hat mich mir getraut, und weil er weiß, dass er sehr, sehr lustig sein kann. Aber ich habe ihm eben gefragt, etwas anderes zu machen, als was er normalerweise macht. Das war nicht einfach, aber er hat das sofort verstanden und auch gemacht. Er wurde auch vorgeschlagen für den Preis Nastro d'Argento. Dann hat er den nicht gewonnen, weil er eben einen sehr, sehr, sehr guten Wettbewerber hatte. Also der Preis wurde dann von Locascio und Ferracane für Il Traditore gewonnen. Was Fresi und Pannofino angeht, ich mag sie sehr als Schauspieler. Sie sind für mich sehr lustig, und Pannofino hat ja auch für mich schon gearbeitet in meinem ersten Film L'Arbitro. Und Fresi und Pannofino sind eigentlich ein wunderbares Paar, gutmütiger, und ich wollte dick und doof machen, aber dann, wie Pannofino auch gesagt hat, habe ich dann doof und doof gemacht. Sì, no, qui ci sono dei commenti, per esempio c'è Maria Grazia che dice un po' Urgu è come villaggio per gli italiani, cioè la Sardegna si chiama fuori, insomma è molto riconoscibile fondamentalmente ed è insomma, come villaggio per gli italiani. Sì, infatti l'ho citato anch'io. Ok. Ja, wir haben einen Kommentar, was dann eben auch von dem Regisseur auch nochmal betont wird, dass Urgu eben der Paolo Villaggio, der Italiener ist. Der ist also sehr bekannt. Und Paolo sagt dazu, ja, deswegen habe ich das auch schon erwähnt. C'è anche un'altra domanda, sempre del pubblico, ed è un commento sui paesaggi sardi lunari. Cioè, se puoi raccontarci qualcosa sul tuo sguardo sul paesaggio sardo. Sì, eine Frage ecco, aus cosa... dem... prego, prego. Sì. Eine Frage aus dem Publikum betrifft jetzt die Landschaft, die ein bisschen wie der Mond aussieht auf Sardinien. Also kannst du uns ein bisschen erzählen von deinem Blick auf die sardischen Landschaften? Sì, una cosa che mi sono dimenticato di dirvi prima. Quando vi ho detto che ho letto che un americano voleva che vende la luna e io insomma ho pensato di scrivere un film, uno dei motivi è anche il fatto che proprio vicino a casa mia, alla mia casa al mare, in un posto che si chiama Sarchittu, c'è questa distesa di roccia bianca, dove poi abbiamo girato tutta la parte finale del film, che per noi è la luna. Quindi io mi sono sempre sentito, perché vado da 40 anni e passa in questo posto, mi sono sempre sentito un po' un abitante della luna, o io stesso un cittadino della luna, perché la luna sono questi scogli bianchi dietro a casa mia. E proprio dal paesaggio è nata un po' anche quest'idea così di rivalsa lunare. So, etwas, was ich vergessen habe zu sagen, als ich erzählt habe, wie dieser Film entstanden ist, betrifft eben die Landschaften. Ich habe ein Haus in Sarchittu, und da gibt es einen riesen kalten Fels, lo Scoglio del Genovese, und da haben wir das Ende unseres Filmes gedreht. Das sieht wirklich wie der Mond aus, und ich habe immer gedacht, ich bin doch auch ein Bürger des Mondes, und deswegen ist jetzt eben diese Idee, den Mondes zu einem Sarden zu geben, sozusagen. Okay. Volevo farti anche una domanda sulla produzione, non so se puoi dirci qualche cosa di come è stato produrre questo film. Vedo che in effetti poi hai usato anche degli effetti speciali, no? Hai usato, non so, il sommergibile, la luna stessa, immagino che ci sia anche qualcosa con gli effetti speciali.
Ecco. Kannst du sì. vielleicht ein wenig über die Produktion des Films erzählen? Ich sehe, dass es im Film auch sehr viele visuelle Effekte gibt, wie zum Beispiel das U-Boot oder die Szene auf dem Mond ist. Kannst du uns was dazu sagen? Guarda, il produttore di questo film si chiama Amedeo Pagani, è un produttore che ha una lunga storia, ha prodotto registi importantissimi in passato come Angelopoulos, come Marco Becchis e tanti altri, ed è un incosciente, e questo è il motivo per cui mi ha permesso di mettere in piedi questo film che ovviamente è un film che è una follia, che non è un film che ha alcuna attinenza con la realtà, col realismo, col mondo quotidiano. Però è rimasto molto colpito da questa storia. Lui stesso, che è anche uno sceneggiatore, perché pensate che ha scritto anche il film di Bud Spencer, Amedeo, quindi uno sceneggiatore, insomma, di grandissima importanza, e lui mi è piaciuta molto questa mia idea di un sardo che compra la luna, che diventa padrone della luna, però mi disse: ci vuole un finale più epico, ci vuole il maremoto. Quindi è stato lui il responsabile di queste idee un po', come posso dire, azzardate, scellerate, che poi abbiamo risolto con degli effetti speciali, se volete anche un po' naif, però questo è un film che è stato fatto anche con la forza, diciamo, della disperazione, dell'artigianato e del cercare di sopravvivere, perché non è stato affatto facile produrre questo film. Però l'abbiamo fatto e siamo tutti contenti. Okay, der Produzent ist Amedeo Pagani. Er hat sehr viele andere Filme produziert, wie zum Beispiel Angelopoulos, aber sehr, sehr viele davon. Und der Grund, warum er mir erlaubt hat, diesen verrückten Film zu machen, ist, dass er selber verrückt ist. Also dieser Film hat nichts mit dem Realismus zu tun, mit dem Alltagsleben. Aber Amedeo Pagani war sehr beeindruckt von der Geschichte, eines Saaten, der den Mond kauft. Und er ist, wie gesagt, ein sehr berühmter Drehbuchautor. Er hat sogar Filme für Bud Spencer geschrieben. Wie gesagt, er mochte sehr diese Idee, aber er hat mir vorgeschlagen, das Ende ein bisschen epischer zu gestalten. Also er meinte, wir brauchen jetzt hier ein Seebeben. Und deswegen ist er der Verantwortliche dafür, dass wir jetzt diese verrückten Ideen auch in dem Film haben. Die visuellen Effekte sind vielleicht ein bisschen naiv, aber wir haben eben mit wenigen Mitteln gearbeitet. Es war nicht so einfach, aber wir haben es geschafft und wir sind sehr zufrieden von dem Ergebnis. Okay. Poi un'altra cosa che volevo dirvi, che forse è difficile da capire guardando il film, è che tutto un pezzo di film è stato girato a Buenos Aires, cioè la parte dell'allenamento, la casa di Badore è in Argentina, perché Amedeo è riuscito a coinvolgere un produttore argentino che si chiama Daniel Burman in questa follia, e quindi siamo partiti io, Jacopo e Benito alla conquista dell'Argentina, e anche questo dovrebbe essere l'oggetto di un film, diciamo, perché è stata veramente un'avventura. Ok. Und dann etwas anderes, was ich hinzufügen möchte, ist, was vielleicht nicht klar ist, wenn man den Film sieht, ist, dass ein Teil des Filmes wurde in Buenos Aires gedreht, zum Beispiel das Teil des Drilles und auch das Haus von Badore. Beide befinden sich, diese Teile, in Buenos Aires, und weil wir eben auch einen argentinischen Produzenten hatten, Daniel Burman, und deswegen sind Jacopo, Benito und ich auf die Eroberung von Argentinien gestartet, also man könnte einen Film auch darüber schreiben. Poi vorrei aggiungere una nota sulla distribuzione di questo film. Ah, ci stavo arrivando, perché... proprio. Ok. Sì. Sì. Perché il film è stato distribuito da Nicola Giuliano, cioè da Indigo Film, che sono i produttori di Paolo Sorrentino, e sono insomma una società molto importante che ha anche una piccola quota di produzione del film, però l'hanno distribuito loro. E vi dico questo perché è stata un'operazione molto interessante, nel senso che noi
Al posto di buttarci, come succede a tanti film italiani, piccoli e grandi, in 100 sale, 200 sale, 300 sale, e sparire nel giro di un fine settimana, perché questo è quello che succede, che succedeva insomma nei tempi pre-Covid ai film italiani, abbiamo deciso di uscire con pochissime copie e di uscire in un modo cioè quasi come un evento, nel senso che molto spesso a presentare il film c'ero io, o c'era Jacopo, o c'era Benito, o c'era Stefano, o c'era Pannofino, cioè siamo riusciti, io ho seguito il film per tanti mesi in tutta Italia, abbiamo fatto pochissime sale, però sempre piene, sempre piene. Per cui abbiamo raggiunto delle, si chiama la media copia, insomma praticamente delle percentuali di presenza di spettatori rispetto alle copie in giro, vertiginose. Cioè c'è stato un fine settimana che abbiamo superato gli Avengers come media copia, cioè il film più visto di tutti i tempi, chiaramente in proporzione, però è stata una cosa quasi comica, però è successo davvero. Ein bisschen was zum Verleih des Filmes. Ja, der Verleiher ist Nicola Giuliano von Indigo. Er hat auch Filme verliehen, wie Filme von Sorrentino zum Beispiel. Sie haben auch einen Teil der Produktion übernommen. Was sehr interessant ist, ist die Strategie, die wir ausgewählt haben für diesen Film. Wir wollten nicht das machen, wie viele italienische, große und kleine italienische Filme das machen, dass sie eben in 200 Sälen gezeigt werden, aber dann nach einem Wochenende dann schon zu Ende sind oder zu Ende gezeigt werden. Wir haben eben das Gegenteilige gemacht. Wir haben eben entschieden, mit wenigen Kinokopien auszugehen oder in die Kino zu gehen und in wenigen Kinos. Also die Kinos waren zwar wenig, aber ausgebucht. Und jedes Mal war es eine wichtige Veranstaltung, weil an der Vorführung waren oft die Schauspieler anwesend oder ich war anwesend. Also es war sehr, sehr, sehr schön. Und wir hatten einen hervorragenden Besucherdurchschnitt pro Kinokopie. Kopie. Das heißt, dass an bestimmten Wochenenden haben wir sogar die Avengers im Durchschnitt überholt. Das war auch sehr, sehr komisch und wir sind sehr froh darüber. Okay, no, grazie. In realtà adesso ci sono due domande. Una è se ti ricordi di particolari reazioni da parte del pubblico estero, cioè fuori, non solo fuori dalla Sardegna, ma anche fuori dall'Italia, visto che il film comunque ha girato un po' di festival. E poi c'è Gabriel che ci chiede perché non hai messo in mano una bottiglia di birra Ichnusa nella scena in cui Badore mette Kevin in posizione da sardo. Quindi due domande così. Ok. Allora, sì, dunque, sulla reazione del pubblico, devo dirti che il film, io... Ah, la traduzione, scusa. Ja, scusate. Eine Frage betrifft eben die Tatsache, dass die Reaktion des Publikums im Ausland auf diesen Film, weil der Film wurde eben auf viele Festivals weltweit und wissen, wie die Reaktion auf diesen Film war. Und dann Gabriel fragt, wieso hast du in der Szene mit Badore und Kevin, wieso hast du nicht ein Bier Ichnusa eigentlich gefilmt? Sì, allora, devo dire che questo film mi ha dato tante soddisfazioni perché ha fatto il giro del mondo e l'ho potuto presentare, o io, Jacopo, veramente dappertutto. Guarda, le persone si sono divertite, hanno riso un po' dappertutto e il film, diciamo, io mi sono anche sforzato di spiegare tutto nel racconto. Ci sono pochissime le cose che non sono spiegate. Chiaramente alcune battute in Sardegna fanno più ridere che altrove, però mi sono reso conto che il film ha suscitato grandissime risate ovunque. Non so per quale motivo, ma il posto dove più hanno riso in assoluto, anche più che in Sardegna, è Budapest. Ah. Hanno riso veramente come pazzi. Infatti sono anche tornato a Budapest perché siamo tornati sia io che Jacopo, perché
Cioè, ci siamo divertiti un sacco e ci è piaciuto questo loro entusiasmo. Però hanno riso un po' anche in Corea, in Giappone e anche in posti molto lontani da noi, anche culturalmente. Ja, also wir sind sehr zufrieden, weil dieser Film eigentlich weltweit gezeigt worden ist und oft war ich oder war Jacopo anwesend an der Filmvorführung. Das Publikum fand den Film sehr, sehr lustig. Ich habe mich aber auch bemüht, alles zu erklären in meinem Film. Natürlich ist der Film vielleicht lustiger auf Sardinien, aber auch woanders wurde sehr, sehr viel gelacht. Zum Beispiel auch in Budapest haben sie mich verrückt gelacht und das fanden wir auch sehr lustig und deswegen Jakob und ich sind wieder zurückgekommen, weil das für uns auch sehr, sehr lustig war. Aber es wurde auch in Südkorea und Japan gelacht, also auch in Orten, die kulturell sehr unterschiedlich sind zu uns. Poi per quanto riguarda la birra Ecnusa, io è anni che chiedo una sponsorizzazione, prima con un corto, poi col primo film, poi col secondo film. È anni che mi propongo per girare la loro pubblicità. Questi non mi cagano mai, a un certo punto la birra non gliel'ho messa e basta. Ok. Okay, und zum Bier Ecnusa. Ich muss gestehen, es sind wirklich Jahre, die ich in Verbindung bin mit der Ecnusa und ich versuche, einen Sponsor zu ergattern von Ecnusa. Ich wollte das für meinen Kurzfilm, für meinen ersten, für meinen zweiten Film. Ich habe auch vorgeschlagen, das wäre der Werbespot zu machen, aber sie wollen das nicht machen, also wollte ich eben das Bier nicht verwenden. Va bene. Cioè, non la bevo neanche più io la birra Ecnusa. Quindi in realtà bisognerebbe dire alla Ecnusa, per favore, cioè, ascoltatemi. Ecco. Ja, deswegen trinke ich auch kein Ecnusa mehr. Ja, sagt Mara, man sollte vielleicht einen Appell an die Ecnusa machen. Ja, bitte hören Sie mich an. Hören Sie mich an. Va bene. Allora, a questo punto direi che concludiamo, ok? Adesso dovrebbero tornare a noi Michela e Nicoletta. Ok. Eccomi qui di nuovo. Grazie Paolo Zucca per questa conversazione molto interessante. Abbiamo approfondito alcuni aspetti, personalmente alcune delle domande che mi erano rimaste un po' aperte dopo la visione del film. E grazie Mara e grazie Rosalba per la traduzione e ricordo a tutti, adesso posto qui nella chat il codice per vedere il film, ci sono ancora posti nella sala virtuale, quindi ho postato in chat, lo potete vedere tutti, il codice e il link, così chi non ha visto il film lo può fare e ricordo che il prossimo film sarà lunedì 1 giugno abbiamo Costanza Quatriglio ospite anche e di Costanza Quatriglio sembra mio figlio le modalità per vedere il film saranno pubblicate sui siti web e i canali Facebook dei due istituti coinvolti nell'organizzazione del progetto. Vielen Dank Paolo Zucca, vielen Dank Mara Martinoli und Rosalba Limoncello. Ich habe mich sehr gefreut, heute Abend hier zu sein. Ich habe jetzt auf unserem Chat den Link für diesen Film gepostet und den Code, den Zugangscode. Es gibt noch Platz in unserem virtuellen Saal. Und nächste Woche, am Montag, haben wir die nächste Filmvorführung. Es ist der Film heißt Sembra mio figlio von Costanza Quatriglio. Und Costanza Quatriglio wird auch auf Zoom zu Gast sein. Ich freue mich sehr drauf. E do la parola a Nicoletta per un saluto finale. Grazie a tutti, buona serata. Grazie a tutti e a prestissimo su questi schermi. Ciao. Ciao, buona serata a tutti. Bene, grazie a tutti. Grazie, grazie. Ciao, buona serata. Grazie. Ciao. Arrivederci a tutti e grazie ancora.